Pensate ancora che la chirurgia estetica sia rifarsi il naso, la bocca o le tette? Quella è solo la preistoria. Piacere, Rossella. Enrico. Allora, salve. Lei è la mia migliore amica. Enrico, piacere. Lucia. E lui mio marito. Tommaso, piacere. Salve. Enrico. Faccio due domande a lei e poi magari ci sentiamo pure noi. Okay, grazie. Grazie. Noi siamo venuti qua perché tu hai un'esigenza. Certo, di avere gli occhi azzurri praticamente. Cioè il colore permanente azzurro. Perché una persona decide di cambiare il colore degli occhi? Semplicemente con l'occhio azzurro mi sento più bella, perché effettivamente usare ogni giorno le lenti colorate è un po' pesante, poi mi bruciano gli occhi a fine giornata. No, capisco che so problemi, nel senso che poi diventa pesante. Certo, ma come fai, dai? Come si fa a farsi gli occhi azzurri? È una combinazione tra laser e inserimento di un pigmento colorato. Ma non c'hai paura di perdere la vista? No. Qual è il punto centrale in cui ti informi? Sicuramente online assolutamente. Ecco. Tu, Rossella, hai fatto già altri cambiamenti? Una punturina alle labbra. Punturina alle labbra? Ho rifatto il seno. Ma il naso l'hai rifatto o erano solo punture? No, ho fatto una punturina sempre di ialuronico. L'operazione quanto costa? 5.900 euro. Tommaso, venite pure. Sì. Come vedi il suo rapporto con l'estetica? Ma lo vedo, allora, non è estremo, ecco. Cioè, ma non è estremo, ossessivo. No, non è ossessivo. No, anche perché sennò non andremo d'accordo. E tu come amica? No, sono molto contenta, sono d'accordo. Prima di decidere di partire, avete consultato un oculista, qualcuno? Guarda, io semplicemente sono andata a farmi una visita. E l'oculista tuo di qua che ti ha detto? No, allora io di questa procedura ovviamente non l'ho messo. Non gliene hai parlato? No, ho semplicemente fatto un check-up. Quindi all'oculista non gliel'hai chiesto, no, perché ti sembrava inutile? Cioè inutile nel senso che già potevo immaginare la risposta, ecco. Cioè? Che ti avrebbe risposto? Suppongo che non fosse comunque d'accordo. Allora, domani mattina si parte per Strasburgo? Sì, esatto. Si parte. Tu ci hai ripensato durante il viaggio? Assolutamente no. Non vedi l'ora di avere gli occhi azzurri? Esatto. Finalmente mi posso svegliare la mattina e vedermi subito con gli occhi azzurri. Esatto, con il colore che piace a me. E quando ti hanno dato l'appuntamento per fare l'operazione? Sì, veramente ho scritto al dottore, finalmente realizza il mio sogno. Urlava al telefono, proprio era impazzita. Però in questo momento sei felicissima. Assolutamente sì. Pensa a tuo padre adesso che sta pensando. Allora, mio padre comunque sa che vado a schiarire gli occhi. Ora non ho specificato dove, come, perché. Poi comunque mio padre ha gli occhi chiari, quindi lui è proprio l'ultimo che deve parlare. Buongiorno signora. Buongiorno dottore. Ah, piacere. Sono Enrico Lucci. Piacere. Salve. Dunque lei vuole cambiare il colore degli occhi? Esatto, sì. Adesso faremo un esame per misurare la gradualità, sì, del viso, anche una topografia della cornea. Mm-hmm. E se tutto è a posto potremo fare l'operazione. Perfetto, va okay. Bene. Che c'è, paura che qualcosa non va? No, se viene a fare degli esami, se c'è qualcosa che non va non me lo fa l'intervento. Paura di non superare l'esame? Vediamo come va a finire. Com'è andato l'esame, professore?
Tutto è a posto, tutti gli esami sono normali. Ok. Sei contenta? Molto. Dobbiamo scegliere il colore. Certo. Lei sa che ci sono 5 colori. Mm-hmm. Sì, lo so. Ma penso che lei vuole il colore blu. Esatto. È il colore preferito dalla gente. Quali altri colori ci stanno? Sì, c'è un verde più... Tropical green. Sì. E anche... Deserto o miele o cannella. Sì, voilà, cannella. Ma lei vuole qualcosa di flash o piuttosto discreto? No, flash. D'accordo. Ci vediamo domani per l'operazione alle 9. Va bene. Per te... Sì. Occhi nuovi domani mattina per l'operazione. Perfetto, va bene. Okay. Parlo un attimo col professore. Certo. Grazie dottore. A domani. Grazie mille, grazie. Arrivederci. Questa nuova tecnica che lei ha messo a punto consiste a colorare la cornea con un laser. Creo una cavità circolare nella cornea in cui inietto un pigmento, un colore. Cioè fa tipo un tunnel. Esatto, un tunnel circolare. Colore non va nell'occhio, rimane nella cornea. Questa sostanza di cos'è? Sono pigmenti naturali delle piante. Davvero non ci so problemi. Ho operato più di 150 pazienti. Ho cominciato 5 anni fa e non ho avuto problemi. Chi è che viene da lei? Spesso sono gente, il papà ha occhi chiari, la mamma ha occhi chiari, ma il paziente ha occhi marroni e non è contento. Ah, quindi vuole essere come il papà e la mamma. Esatto. Oppure viene gente che vuole assomigliare a un attore? Anche. Chi? Charlize Theron. Le sono capitati anche dei matti fissati? Per esempio, qualcuno che voleva un occhio rosso e l'altro verde. Mi ho detto no, non lo faccio. Faccio soltanto occhi naturali. Esistono anche altre due tecniche? Ci sono 3 tecniche per cambiare il colore degli occhi. La mia tecnica e un'altra tecnica che consiste a introdurre un impianto colorato nell'occhio, ma è pericolosissimo. E ci sono già tanto gente che è diventato cieca. E un'altra tecnica consiste a bruciare l'iride con un laser, ma non funziona bene. Questa sua operazione è permessa anche dalla comunità europea? Sì. Lei ha figli? 4 figli. 4 figli? Se le chiedessero voglio cambiare gli occhi? Perché no, ma hanno gli occhi chiari. Ah. Dormito bene? Sì. Giorno cruciale, eh? Oggi sì. Se dopo vedi la nebbia non ti preoccupare, è nebbia. Sì. Gocce di anestesia, fa bruciare durante 20 secondi e dopo lei sarà anestesiata. Dunque, questo è il laser con cui si fa l'operazione. Ok, non muovere. Non parlare, 16 secondi, ha già cominciato, tutto va bene, 6 secondi e abbiamo finito con il laser all'occhio destro. E facciamo lo stesso con l'occhio sinistro. Dunque, con questo laser facciamo una cavità nella cornea e dopo in questa cavità metteremo il pigmento. Ok, perfetto. Mi preparo per la seconda fase, dunque l'introduzione del colore nell'occhio. Dunque, adesso per favore smettere di filmare perché la tecnica è segreta. Ok, da questo momento non si può più riprendere perché la tecnica è segreta. Un po' più in basso.
Dunque, l'occhio destro è già fatto e adesso possiamo vedere l'occhio sinistro che non è ancora fatto. Adesso ce n'hai uno celeste e uno marrone. Sì, lo so. Rimaniamo così? Prova di aprire. Stupendi. Sono contentissima. Togliamo questi occhiali? Posso? Vai. Uno, due. Ulla. Mazza. Come sono? È stupendi. Mamma mia. E che ti devo dire? Meravigliosi. Ma io poi di prima non ti era mai piaciuta. No. Questo era il sogno della vita? Sì. Oh, questa mo domani ti ricomincia e vuole cambiare un'altra cosa. No. Tranquilli. Basta così? Sì. Abbiamo concluso. Si conclude così? Sì. Così ha detto? Sì. Per ora.